città come questa non è per viverci in fondo. Piuttosto si cammina vicino a certi muri, si passa in certi vicoli, non lontani dal luogo del supplizio, e parlando con la voce nel naso, avidi, frettolosi, si domanda: non è qui che buttavano i loro cartocci, gli untori? Io credo e in una certa misura anche spero che quando si parla, qualcuno parla ogni tanto di me come di un poeta civile, ecco, spero che non alluda tanto al fatto che mi sono, a volte, ancora mi capita di schierarmi politicamente e di assumere degli atteggiamenti appunto in campo civile e politico. Spero che invece ci si riferisca al fatto che questo tentativo di salvare il senso del passato e del presente, comunque della storia degli uomini dentro l'immagine di una città e dentro anche la propria stessa immagine, l'immagine della propria storia personale. Ecco, spero che ci si riferisca a questo tentativo. Sono andati via tutti, blaterava la voce dentro il ricevitore, e poi, saputa, non torneranno più. Ma oggi, su questo tratto di spiaggia mai prima visitato, quelle toppe solari, segnali di loro che partiti non erano affatto, e zitti quelli al tuo voltarti, come niente fosse. I morti non è quel che di giorno in giorno va sprecato, ma quelle toppe di inesistenza, calce o cenere, pronte a farsi movimento e luce. Non dubitare, mi investe della sua forza il mare. Parleranno. Effettivamente, se non riusciamo ad essere ospiti e non riusciamo a far sì che i nostri ospitati diventino a loro volta ospiti nostri, ecco, credo che non ce la caveremo, cioè credo che andiamo verso un avvenire di delitti e di invivibilità, insomma. Ecco, questo secondo me, in una città come Milano, che tutto questo l'aveva dentro, ecco, e che l'ha lentamente e poi purtroppo con un'accelerazione drammatica perduto, tutto questo si sente in modo particolare ed è particolarmente indispensabile. Credo veramente se non ripartiamo da qui, cioè dalla riconquista del senso della comunità sia con i nostri morti, con il nostro passato, che con la diversità, con gli altri, con gli ospiti, appunto, non c'è futuro.